amo, insomma. Va Allora, bene, va bene. dunque, ti chiedo, magari se cerca di metterci tipo un minuto e mezzo, due, nella risposta. Allora, un po' di storia aziendale e anche tua Ok. personale, quindi la scelta di fare il vignaiolo e come è nato il progetto, insomma, Podere Orto. Allora, il progetto è nato nel 2007 quando abbiamo comprato qui. Noi a quel tempo vivevamo a Roma, facevamo tutt'altro. Io e Simone abbiamo fondato più di 20 anni fa un'agenzia di traduzioni tecniche. E poi a un certo punto, non so, un po' per seguire le nostre passioni, io ero un appassionato di vino, degustatore seriale quasi alcolizzato, e Simona c'aveva in testa di fare la locandiera, gli piaceva questa cosa delle camere, eccetera eccetera eccetera, e niente, abbiamo preso questo fabbricato che era da ristrutturare, c'era da mettere la vigna, c'era da fare tutto. Ci siamo imbarcati in questo progetto che è stato molto importante sia dal punto di vista, diciamo, dell'impegno sia fisico che emotivo, perché poi è stato pure un viaggio dentro se stessi, perché non è Certo. che passi dalla Scrivania al decespugliatore o alla zappa in maniera molto semplice, ecco. Certo. Comunque sono, ormai sono passati 10 anni, 10 anni abbiamo messo il nostro primo vigneto, nel 2015 un altro ettaro e mezzo, nel 2015 all'inizio di quest'anno abbiamo messo un altro ettaro, insomma l'azienda si sta assestando su circa 4 ettari di vigneto, che era quello il mio obiettivo, da raggiungere 15-20 mila bottiglie per fare in modo che diventasse una cosa, come posso dirti, che da una passione diventasse anche un lavoro, ecco. Certo, che diventasse anche Questo. sostenibile dal punto di vista economico, quindi in Esatto. equilibrio tra lavarti di soldi e Esatto, tenersi in piedi esattamente, finanziariamente, giusto? cioè il mio obiettivo è quello fondamentalmente. Giuliano, Certo, non è stato semplice. una cosa sola, no, ti volevo chiedere, ma non è che c'hai tipo qualche altro dispositivo che sta scaricando o video acceso o No, cose del genere? Ah no, perché no, a tratti ti vedo male, tipo a pixel così, non so com'è. no, 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 soltanto che noi qui non abbiamo linee, abbiamo il satellite. Ah, ok. Allora forse è Non quello. abbiamo cavi, stando in campagna non abbiamo cavi, diciamo, sottoterra, per E capirci. certo. Ok, ti volevo chiedere, com'è proprio lì? Cioè, c'è una ragione che è legata alla tua storia, a origini vostre, oppure è stato un caso che vi siete innamorati di quel posto? No, come dico sempre, ci ha scelto lui, perché noi cercavamo una casa in campagna, ne abbiamo visitate molte, tra Umbria, Toscana, Alto Lazio. Dopo circa 2 o 3 anni di sbattimento a destra e sinistra è capitata questa cosa su internet che io ho visto, mi sembrava appetibile, ho chiamato, ho detto la vengo a vedere, ho questo budget, costava molto di più su internet, Ok. però ho avuto la fortuna che erano tipo 10-15 anni che stava in vendita, non riuscivano a venderla. E quindi ho trattato sul prezzo e niente, col Siete mutuo riusciti. ci siamo riusciti, col mutuo ci siamo riusciti, sì. Bene. Era il 2007, poi c'è stata la crisi del 2008-2009, siamo stati gli ultimi a cui hanno dato il mutuo. La famosa crisi dei subprime. E a questo momento qui, Giulia, come lo state a vivere? Cioè, a livello lavorativo voi avete dipendenti, quindi avete dovuto mettere in cassa integrazione qualcuno, cioè avete degli strascichi, problemi a livello organizzativo, al di là del mercato che mi immagino. Allora, a livello organizzativo è stato durissimo perché fondamentalmente noi abbiamo sempre degli aiuti, in questo momento di poche entrate abbiamo ridotto gli aiuti e stiamo mandando avanti una cosa che di solito mandiamo avanti in 3-4 o in 2 fondamentalmente. Certo. E poi c'è anche questo, anche se noi viviamo in campagna, quindi fondamentalmente siamo stati sfiorati dall'isolamento, perché noi
usciamo, io faccio le mie giornate in campagna, qui il virus non ci ha avuto un impatto zero fondamentalmente. Certo. Però questo diciamo, questo stordimento generale, questo limbo in qualche modo ci ha un po' provato, ecco, perché poi alla fine eravamo abituati anche, dico una stupidaggine, magari l'incontro che fai al ristorante con gli appassionati o in fiera con sono cose che ti fanno uscire dal guscio, no? E invece adesso sono 3 mesi che stiamo dentro questo guscio e questa cosa Straniante. esatto, sì, è straniante. Tra l'altro diventa pure difficile poi darsi di nuovo al fuori. È particolare, molto particolare. È una È stato sensazione che condivido. particolare. È perché quasi non riabituarsi, no, a una socialità che Esatto, sembrava acquisita e poi è esatto, andata un po' perduta, no? Perché. esatto. Sì, sembrava tutto normale prima, adesso invece. Ed è pazzesca questa cosa, ed è pazzesca. Allora, passiamo a cose su cui hai molta più confidenza e certamente più allegre, tipo quante vigne, qualcosa tipo su esposizione, Sì, materiali allora guarda, sassosi, queste cose qua, e poi modalità di produzione. il primo vigneto, quello del 2009, ha un'esposizione sul rosso sud-ovest, quindi è perfetta per quello che volevo io. La particolarità è che qui stiamo le vigne sono tra i 600 e i 650 metri, Ok. quindi grande escursione termica notte e giorno durante la maturazione, che è importantissimo. E è stata fatta una selezione massale, nel senso che io nel 2009 ho piantato i portainnesti, l'anno dopo sono andato a fare le marze nei vigneti vecchi qui intorno, selezionati da me e dall'innestino, e poi ho innestato le gemme sul campo. E a me interessava avere questa selezione perché volevo lavorare con del materiale genetico che si era acclimatato già in questo luogo, perché Certo. fondamentalmente il Sangiovese a 600-650 metri stiamo un po' al limite della maturazione, e dunque a me interessava in qualche modo lavorare su questo materiale genetico. Per quanto riguarda i bianchi, abbiamo circa una decina di varietà nel primo campo che ho messo, che sono Verdello, Rosceto, Malvasie, Procanico, Greco, Grechetto, sono tutte cose del luogo, in questo, diciamo, angolino che racchiude 3 regioni, che è Lazio, Alto Lazio, Umbria e Certo. Toscana. E 10 anni fa ho fatto questa sorta di vivaio, perché ho pensato che se nel caso in cui avessi deciso di ingrandirmi, potevo prendere il materiale genetico direttamente dai miei vigneti. E Certo. così ho fatto, infatti, nei vigneti che ho piantato gli anni dopo. Certo. Il metodo di vinificazione è molto semplice. Cerchiamo di portare in cantina un'uva sanissima. Le fermentazioni sono spontanee. Non utilizziamo nessun coadiuvante, piccole dosi di solforosa quando è necessario. Ci sono delle annate in cui serve un pochino, in altre annate non Certo. serve, insomma io mi regolo in questo modo. Semplicemente non utilizziamo legni, le vinificazioni vengono fatte dentro dei mastelloni di vetro resina, Ok. e anche l'affinamento gran parte è fatto in vetro resina. Ok. E poi fa un po' di bottiglia dopo. Poi i rossi praticamente minimo un anno di bottiglia. Allora, tutti i vini fanno un anno di cantina. Sì. I rossi fanno minimo un anno di bottiglia, mentre il bianco e la Mai minimo 3 mesi di bottiglia. Ok. La Ok. Mai è un rosato, ma tecnicamente non è un rosato perché è un uvaggio tra vino rosso e vino bianco. Ok. Ok? 70% Sangiovese e 30% Procanico.
Ok. Senti, ti volevo chiedere pure, ma in Vigna tu usi qualche disciplinare specifico, quindi non, o segui qualche scuola tipo, non so, biodinamica, fuoco, agricoltura naturale, così o Siamo no? certificati biologico, Ok. siamo certificati biologico da licea, però io da quando ho comprato qui che faccio biodinamica, perché poi alla fine mi sono approcciato anche all'agricoltura da sempre in questo modo e niente. Ok. Ma facciamo delle cose molto semplici, nel senso che stiamo attenti a non compattare il terreno, facciamo dei sovesci. I preparati cercando il momento giusto, e non cimiamo la pianta, insomma, delle cose che sono abbastanza assodate in questo momento. Certo, quindi cercando di assecondare quello che poi fa la pianta e ovviamente Esatto. anche c'è. Cerchiamo. Cioè, Io penso che se la pianta sta bene. magari rispetto a quello che ti dice pure ovviamente la stagione, cioè questo vabbè, no, insomma un po' noi Ah, ci conosciamo, no? Un po' ci conosciamo, quindi so un po' certo. come si vede il vino, però ecco, trovo questo a mio modo di vedere, no, molto giusto, cioè il fatto che il viticoltore non si imponga, no, come Non ci sono degli iter che bisogna, cioè per dire quest'anno ho finito di vendemmiare il 28 ottobre. Aspetta solo un secondo, aspetta solo un secondo. Sì. Papà, sono un attimo videochiamata. Scusa, che si è rotta la pompa sotto del condominio, è un delirio oggi, scusami. Stavo dicendo, ho finito di vendemmiare tardissimo quest'anno, nel 2019, tipo il 28 ottobre. Non ho fatto in tempo a fare il sovescio. Magari agli inizi della mia attività da agricoltore era una cosa che non ci dormivo una notte. Adesso sono un po' più rilassato. Certo. È andata così quest'anno, ecco. Non potevo fare altrimenti, cioè con tutta la volontà possibile. Io non ho una struttura organizzativa che ho due operai che possono fare le cose al posto mio, ecco. Certo. Tutto qua. Senti, nel lavoro ti aiuta un agronomo, in cantina ti aiuta un enologo, fai tu come ti regoli? No, faccio tutto da solo fin dall'inizio. Non hai mai avuto nessuno dei due? No, non ho avuto mai nessuno dei due, no. C'era Grave. una persona che mi piace ricordare, che era un pensionato del paese, che mi ha dato una mano per una decina d'anni. Lui faceva il vino in una vignetta qui sotto, questa vigna c'ha 50 anni, da cui poi ho preso il materiale genetico per fare Infatti, la mia vigna. immaginavo, infatti lo Adesso stavo per chiedere, dico. Questa persona non c'è più e io sono riuscito a comprare questa piccola vigna, ne sono molto felice. E questa persona, io dico sempre che mi ha insegnato a fare il vino, perché io ero molto curioso, ero molto teorico poi, no? Certo. Mentre questa persona di 60 anni faceva il vino nei bigonci con un bastone, pigiava cose molto rudimentali. Certo. Niente, io adesso sono una diraspatrice, però diciamo che le cose primarie me le ha insegnate lui. Certo. Poi è chiaro che c'è un certo, come posso dirti, mi sento portato, perché io non sono mai stato in una cantina di vinificazione in vita mia, dico a lavorarci, Certo. eppure le cose mi vengono abbastanza facilmente, ecco. Quindi, vabbè, evidentemente sì, come dici tu, sei portato, c'è un talento evidentemente per la cosa, che hai scoperto No, quando sei andato lì. ma forse semplicemente ho bevuto talmente tanto vino che i miei sensi sono allenati. Introvettato. È importante quello, è importante. Senti Giulia, vuoi ricordare come si chiamava? Così magari poi se nella storia ce lo mettiamo, quel contatto. Valeriano, si chiamava Valeriano, una brava persona, una bravissima persona. Valeriano. Bene, bene. Allora, ci sono novità? Stai acquistando nuove vigne e altra cosa? Stai lavorando su qualcosa in particolare, nel senso,
del tuo lavoro, no? Magari dici no, vorrei approfondire un discorso sui terreni, vorrei approfondire un discorso sulle potature, vorrei approfondire un discorso sulle vinificazioni. C'è qualcosa su cui stai lavorando di più? Allora, sto lavorando tantissimo sui nuovi vigneti perché, come sempre, io se non faccio le cose complicate non sono contento. Anche lì, praticamente, ho messo il portainnesto, quindi stiamo nel 2015. Ho fatto gli innesti, ho fatto 2000 innesti 15 giorni fa. Eravamo io e l'innestino. Calcola che l'innestino ha circa 15 anni più di me, ma io non riesco a stargli dietro per quanto abituato col lavoro agricolo. E niente, anche lì stiamo lavorando tantissimo su. Ecco, mi piace dire questo, guarda, con tutto il cuore, stiamo investendo sui vigneti, su quello che sarà il futuro di questa azienda, cioè sul materiale genetico, su farli crescere bene, farli radicare bene, perché cioè, se parti bene da lì è come un bambino allevato bene, no? Sarà un adulto preparato alla vita. Ecco, sono convinto di questo io. E magari ci metterò un anno in più, 2 anni in più, però non mi interessa. Però la strada è Non quella. abbiamo scelto. Non abbiamo scelto di fare questo mestiere per massimizzare i risultati o niente. Ecco, lavoriamo tantissimo sulle vigne. La cantina, se lavori bene in vigna, il vino non dico che si fa da solo perché è una sorta di controllo speranzoso, Certo. gran parte, l'80% è in vigna, È quello che fai penso sulla che terra, certo. poi puoi usare anche un secchio per vinificare. Se c'è la Certo. materia, c'è la materia. Assolutamente, assolutamente. Beh, questo secondo me è un parallelo un po' che con un cuoco, no? Che alla fine se tu vai a lavorare una materia prima scarsa, puoi essere tecnico quanto ti pare, talentuoso quanto ti pare, ma cioè il piatto che tirerai fuori, cioè, invece se c'è una materia prima Puoi valida, insomma. solo rovinarla. Sì, Se puoi hai una solo. materia, puoi solo rovinarla, ecco. Come età delle vigne, quindi sono tutte quante piantate quando sei entrato tu, non c'è qualche vigna vecchia a parte quella che hai acquistato da Valeriano? Cioè, quella qui praticamente allora tu devi capire che Trevinano è in cima a una collina e qui intorno c'era una forte presenza agricola. Qui c'è ogni podere, c'aveva la sua vigna, i suoi olivi. Quando è finita la mezzadria, tutto questo è terminato e i poderi sono stati acquistati dagli inglesi, dai tedeschi, dagli olandesi e tutto questo è andato perduto. Ecco, sono rimaste pochissime vigne. Diciamo che una l'ho presa io qui di 50 anni perché mi interessava, innanzitutto ce l'ho davanti qui, davanti casa, mi affaccio alla finestra e la vedo, mi interessava perché lì avevamo preso le marze, mi interessava perché c'era questo rapporto con Valeriano. Certo. Poi c'è il mio vigneto di 1 ettaro che ho piantato io nel 2009 e poi ci sono questi 2 ettari e mezzo che io ho piantato tra il 2015 e il 2019 che stanno Super a un giovani. chilometro da qui, a un chilometro da qui fondamentalmente. Ti sei reso conto dei cambiamenti grandi con lo sto discorso del cambiamento climatico? Com'è lì la situazione? Cioè, hai notato anche lì, nonostante sia un posto fresco, Allora, problemi? ti dico soltanto una cosa, che io nel 2009, quando ho piantato qui, alla vigna non gli ho dato un goccio d'acqua. Ok. Nel 2009. Nel 2017 io ho perso il 50% del vigneto, quello che avevo piantato a gennaio del 2017. Ad agosto del 2017 ho perso 3.500 piante per la siccità, perché Porca io miseria. qui non ho acqua, ho dovuto portare l'acqua con una cisterna di Certo, 12.000 litri.
dare l'acqua pianta per pianta, ma poi alla fine non ce l'abbiamo fatta. Certo, e nonostante e questo hai perso metà delle piante. Ho perso metà del vigneto, È stata una cosa pazzesca. Certo. È stata una cosa, pazzesca. 2017 è stata ma adesso, incredibile. Cioè anche adesso, noi abbiamo piantato a gennaio 2020, dicembre 2020, dicembre 2019. Adesso ci credi che ogni mattina mi alzo e spero che faccia quei 30-40 mm d'acqua che serve per dare ristoro a un vigneto di 4 mesi, 3 mesi. Certo. E invece quelle stagioni sono totalmente cambiate. Cioè, 4 mesi, ti capita che per 4 mesi non piove. Cioè, quindi tu anche in questi comunque, che cioè alla fine sono 10-11 anni, hai notato grandi cambiamenti. Io in un decennio, grandinate, cose pazzesche, eventi catastrofici. Infatti, vabbè, questo è un vero dramma di cui poi alla fine si parla troppo poco, o se ne parla così, senza mai andare al centro poi del problema, invece è il problema. Insomma, se continuiamo così... Ti volevo chiedere, secondo te che significa, perché poi oggi tanti ci si riempiono la bocca, no? Che significa far parlare il territorio? Cioè, che significa secondo te quando un vino fa parlare il territorio? Allora, il territorio, allora ti dico quello che penso. Allora, per me ci sono, c'è una cosa indissolubile in un vino che ho sempre cercato quando ero appassionato e andavo in giro per cantine, per vignaioli, e quel legame indissolubile che c'è tra la terra e chi la coltiva. Cioè, fondamentalmente si crea una sorta di simbiosi. Se io coltivo un pezzo di terra e faccio un vino, se un'altra persona coltiva quello stesso pezzo di terra fa un altro tipo di vino. E, ecco, io cerco questo, io nel vino, tu parli del territorio. Per me il territorio è quel pezzo di terra eppure quella persona, quell'uomo che coltiva quel pezzo di terra. Sono due cose Inscindibili. che per un vino chiamato in una certa maniera, che ha certe determinate caratteristiche, non può esserci. Ecco. Ok, quindi proprio la definizione francese proprio di terroir, proprio, no? Quindi Esatto, sì, legando quello che è la condizione pedoclimatica poi al discorso culturale, ma io direi proprio all'energia, no, del contadino che sta lì su quel pezzo di terra. Io la vedo abbastanza come te, secondo me questo significa restituzione, no? Quindi insomma mi piace, mi trovi molto d'accordo. Io penso che nei vostri vini questo si senta. Sì. siamo connessi con tutto quello che ci circonda, nel senso che io quando vado nel vigneto capisco quello che serve al vigneto. Ci sono delle annate in cui sono in determinato umore e i vini sono di un determinato sapore, ci sono altre annate, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco. Cioè le tensioni del vignaiolo, secondo me, è giusto che si sentano nel vino, ecco. Almeno per come io penso si debba Certo, fare il vino. assolutamente, assolutamente. A me personalmente trovi molto d'accordo, magari qualche altro non sarà d'accordo, però secondo me è così. Hai usato una parola che mi piace molto, cioè proprio quella di connessione. Secondo me dovrebbe essere quasi un respiro unico, no? Perché poi è così, secondo me lo senti, poi io non sono un contadino, però per quello che vedo, per quello che... quelle tante volte che sono andato in vigna, ecco, una cosa che mi dispiace tantissimo, che quest'anno non vi posso venire a trovare per fare la scheda. È veramente un peccato e secondo me è proprio così. Poi una cosa personale su di te, nel senso, i vini che ti piacciono,
E poi dopo sul podere orto, se tu a questo punto sei già arrivato a fare i vini che ti piacciono, cioè come tu, se sei già soddisfatto dei vini che fai e quanto e dove potresti migliorarli, tra virgolette, o andare di più dove ti piacerebbe andare. Allora, i vini che mi piacciono sono in generale, parliamo, non è Sì, in che generale, sì. mi piacciono i vini definiamo verticali, ok? Cioè i vini molto che giocano più sulla lunghezza, non dico che debbano avere meno alcol, perché l'alcol, se è ben integrato con il resto, non è un problema. Quando ci sono dei squilibri diventa un problema l'alcol. Quindi mi piacciono dei vini, ecco, giocati più sulla finezza che su altro. In un vino mi piace molto l'eleganza, ok? Per quanto mi riguarda, sono molto soddisfatto dei vini che faccio. Devo sicuramente migliorarmi su alcune cose, ma penso che soprattutto sui bianchi, credo che se io ti dico una cosa che anziché avere una pressa, cioè un torchio idraulico, Sì. Avessi una pressa che cioè se potessi lavorare senza contatto con l'ossigeno Sì. sarei più contento, perché Ok. l'ossigeno me li ossida Certo. anche sui profumi, però questo è una cosa che una pressa costa 15.000 euro, io non me la posso permettere, quindi aspetteremo qualche anno e poi vedremo. Quindi vuoi Insomma, ecco. arrivarci, diciamo. Cioè. Voglio arrivarci, certo, voglio arrivarci. L'ultima cosa che ti volevo chiedere è su Simona, che tipo di aiuto ti dà a te, insomma, personalmente in azienda, diciamo, come anche questo menage, no, che tra il familiare e il lavorativo. Beh, Simona ha un ruolo fondamentale in tutto questo, perché in questo lungo percorso personale, in questi 10 anni in cui dopo a un certo punto ho buttato il cuore oltre l'ostacolo, ci sono stati momenti durissimi in cui io andavo da Simone e gli dicevo: guarda, mi sono sbagliato, torniamo a Roma, andiamo a fare un lavoro più sicuro in cui mi sento più capace, perché io 30 anni che faccio l'imprenditore e ci sono stati momenti qui al podere orto in cui mi sembrava di buttare le mazzette dei soldi dalla finestra. E se oggi siamo arrivati dove siamo arrivati è perché lei ha insistito nel continuare in questa strada. Quindi è importantissimo, secondo me, chi hai accanto e chi hai scelto come compagna. È una cosa fondamentale. E anche a livello lavorativo, comunque ti dà una mano, o comunque lei Lei poi. si occupa, no, lei si occupa del commerciale, soprattutto del commerciale. Quando i vini sono pronti, viene anche in cantina ad assaggiarli, perché io li faccio assaggiare insieme le decisioni finali che prendiamo, insomma. Ok, bene. A posto. Per me, non so se tu c'è qualcosa che volevi aggiungere tu, se no, insomma, per me siamo a posto, insomma. Ti aspetto qui, oh. Guarda, spero proprio, guarda, devi venirci. Ero tanto contento, guarda, perché quando mi hanno detto puoi scegliere le cantine, cioè, io ho messo, infatti, vabbè, poi bevendo molti naturali, alla fine ho scelto voi, la Visciola, capito? Così detto, almeno sto tranquillo, non me lo senti quelle stupidaggini. Non capisco, ma scusa, noi per dire domani abbiamo le gambe tutte piene, no? Sì. Quindi c'è movimento. Sì. Non capisco perché voi non potete muovervi. Guarda, non me lo chiede, io ho ufficialmente scritto anche a. Aspetta che questo arresta la registrazione perché sennò.